Fine primo tempo tra Red Cross e Via Tutti. Risultato che mette in vantaggio i vostri avversari. Non state giocando tanto bene. Cosa mi dici sul primo tempo? Vabbè, abbiamo preso due gol in maniera abbastanza strana, perché il vento sta un po' condizionando la partita, però siamo ancora in partita per ora, ce la possiamo ancora fare. Secondo te cosa potete migliorare per almeno riagguantare il pareggio nel secondo tempo? Stiamo giocando, dobbiamo fare gol alla fine. Va benissimo, in bocca al lupo. Primo tempo che mi viene in vantaggio di 2-1, sei soddisfatto come stanno giocando i tuoi amici compagni di squadra? Sì, molto. Questa è una partita che sentiamo molto, riusciamo ad attaccare finalmente. Abbiamo creato un sacco di occasioni e questo ci ha portato a fare due gol. Spero che riusciamo a vincere anche la partita. Per portare 3 punti a casa cosa manca? Manca proprio questo, ci stiamo quasi riuscendo, speriamo di finirla. Va benissimo, ciao. Bocca al lupo. Siamo in post partita tra Via Tutti e Red Rooster. Partita terminata in pareggio per 2-2, davvero una grande sfida. Allora abbiamo qui Alessandro e Francesco per i Red Rooster e Carlo Aruta, capitano e migliore in campo di Via Tutti. Allora iniziamo da Carlo. Allora Carlo, avete fatto una buona partita, anche se inizialmente si era messa un po' male per voi, poi infatti il tuo autogol proprio... Salvo con Esposito, non mi... Ah, Esposito, vabbè, mi avevano detto tu, scusa. Comunque, l'autogol abbiamo fatto andare in svantaggio, poi sono andati nuovamente in vantaggio gli avversari, però avete agguantato il risultato. Secondo te potevate fare di più in questa partita? Ma la partita è stata condizionata molto dal vento, sì, sia per noi che per loro. Infatti il primo tempo più loro, quindi ci hanno chiuso, ci hanno stretto nella nostra metà campo perché avevano il vento a favore. Infatti il gol è stato preso un pochino su questo calcio d'angolo che ha spostato la palla Esposito. Siamo riusciti a pareggiare, poi abbiamo ripreso a andare sotto e il secondo tempo siamo riusciti a prendere questo pareggio. Alla fine penso sia giusto perché il primo tempo un po' più loro e il secondo un po' noi, ma sempre per colpa del vento. Quindi diciamo la partita si è equilibrata anche a causa della... Sì, noi abbiamo provato, però ci abbiamo fatto bene. Vabbè, secondo te cosa servirebbe per comunque assicurarsi sempre i 3 punti e per poter giocare con più sicurezza in campo? Certezza comunque di fare un po'. Secondo te fate un po' di gol, avete un problema in attacco, non si segna molto? Ci serve sì, un po' terminare davanti perché facciamo abbastanza gioco, però ci manca gli ultimi 15-16 metri, qualcuno la butta lì. Sì, vabbè, oggi comunque ha giocato Aversano che non ha giocato non ha demeritato, un anno entro, sì. Comunque un ottimo inserimento della squadra. Comunque vi dedicare a qualcuno la prestazione. Grazie a tutto il gruppo, nonostante non siamo riusciti a prendere 3 punti, però io ci credo, dai. Va bene, grazie mille Carlo e buon saluto. Certo. Eccoci con Alessandro De Francesco, migliore in campo in assoluto, alcune giocate veramente fenomenali. Ricordo uno stop, centravampo sul rilancio del portiere, che proprio come diceva il capitano avversario, comunque il vento ha condizionato tantissimo, quindi le condizioni meteorologiche hanno penalizzato molto lo spettacolo in campo. Era difficile il controllo palla, era difficile qualsiasi cosa, troppo passaggio anche a mezz'ora. Anche la cosa più banale diventava negative con la massa. Comunque un ottimo debutto per te in questo sicuramente. Hai fatto davvero un'ottima prestazione di squadra, comunque Red Rooster era a 0 punti fino di oggi, comunque questo è il loro primo punto, però comunque oggi si è visto davvero un buon gioco e poteva andare meglio. Ti ritorno a ripetere, io sono convinto che la partita l'avremmo potuto vincere se le condizioni del tempo erano migliori, se c'era contento più della pioggia che di questo vento. Sicuramente. Sì, vabbè, comunque oggi appunto condizioniamo un po' tutte le parti un della po tutto, serata. Comunque abbiamo, diciamo, alla fine per come è andata la partita, il punteggio, il pareggio è la cosa più giusta. Comunque, sei soddisfatto della prestazione della squadra? Sicuramente, ci dobbiamo ancora integrare fra di noi, per esempio sono una new entry, sono nuovo, dobbiamo conoscere ancora meglio i movimenti, però abbiamo giocato bene, possiamo migliorare sicuramente. Va bene. Vuoi dedicare a qualcuno comunque la prestazione? Alla squadra è che sia una lunga serie di successi. Va bene, grazie mille. Grazie, ciao, buonasera. Ciao ragazzi.